Benvenuti sul canale. Oggi vi porto le anticipazioni della promessa di martedì 30 luglio. Durante la festa in maschera assisteremo a momenti intensi. Hannah e Manuel si baciano appassionatamente e l'erede prende una decisione sorprendente: lasciare la promessa insieme alla domestica. Non mancheranno altri colpi di scena, un bacio tra Catalina e Pelayo e, con Abele e Jimena, che non prenderanno affatto bene la situazione. Inoltre, Maria Fernandez oserà persino ballare con i marchesi e infine Margarita dà un altro dispiacere a sua cognata. Non perdetevi questo episodio ricco di emozioni e momenti esilaranti. Per non perdere nessuna anticipazione e novità, assicuratevi di iscrivervi al canale e mettere un like al video. E ora, cominciamo! Durante la festa in maschera, Hannah inciampa sul capitano dell'amata mentre Maria Fernandez balla con il marchese che sembra una pazza. Don Alonso, cercando di capire chi sia questa giovane così divertente, le chiede come si chiama. Quasi Maria Fernandez rivela il suo nome, ma Hannah riesce a evitarlo appena in tempo. La cameriera si inventa di essere la marchesa di Lugarda, imparentata con i Ferran Núñez, e insieme se ne vanno, lasciando il marchese piantato con un sorriso da ebete e un grosso punto di domanda sulla testa. Improvvisamente, la Esposito vede Manuel travestito con la sua maschera. Lui si avvicina, la porta in un angolo, chiude la porta e rimangono soli. Il signorino le toglie il velo e scopre il viso di Hannah. Lei gli chiede come sono arrivati fin lì. Iniziano a baciarsi mentre la moglie di Manuel è a letto e il fidanzato di Hannah è alla festa. Hannah chiede a Manuel come l'abbia riconosciuta e lui risponde che potrebbe farlo anche in una stanza buia, grazie ai suoi baci, al suo odore e al tatto della sua pelle. E nuovamente si baciano senza misura. Poi Hannah decide che possono ballare davanti a tutti, come se nulla fosse e a nessuno importi, grazie alle loro maschere, mentre l'orchestra continua a suonare. Catalina e Pelayo ballano e insieme sono molto affiatati. Maria Fernandez continua con i suoi balli esotici. Questa volta tocca al capitano Lorenzo. Cruz parla con suo marito perché è incuriosita da chi sia questa presunta marchesa di Lugarda, imparentata con i Ferran Núñez. Più tardi, Cruz parla con lei e Maria Fernandez è molto divertente. Ride della marchesa in faccia, chiamandola più volte crocifissione. Dopo aver finito un altro bicchiere di vino, Maria trascina la marchesa sulla pista da ballo. Donna Cruz non sa più dove nascondersi. «Senza dubbio, devo dirti che è stata la scena più divertente dall'inizio della serie. Non ho potuto smettere di ridere. Ti consiglio di non perdertela, perché è stata davvero divertente». Quando la marchesa riesce a staccarsi da Maria Fernandez, racconta tutto al marchese e si rende conto che il presunto medico Abel ha trovato con chi ballare. Quello che non sa è che dietro quella maschera c'è suo figlio Manuel, perché, come sappiamo, i due amici si sono scambiati i costumi all'ultimo momento. Dall'altra parte, il signorino Curro non smette di guardare suo zio, dopo aver scoperto che in realtà è suo padre e non sa come reagire. Martina non smette di mangiare al buffet, è accompagnata da un'asturiana e improvvisamente arriva sua madre Margarita, che le dice che, se continua così, finirà per far scoppiare il costume. Per non ascoltare sua madre, Martina se ne va, cerca Curro e gli chiede di ballare insieme, e così fanno. Nel frattempo, nella zona di servizio, Romulo va a chiedere a Mauro come è andato tutto. Il ragazzo è esausto, ma può confermare che tutto è andato alla perfezione e gli trasmette anche le congratulazioni del marchese. Allora Romulo gli suggerisce di andare a riposare, perché il giorno dopo continueranno con la formazione da maggiordomo. Maria Fernandez e Hannah tornano nella loro stanza travestite, cosa molto strana, dato che qualcuno avrebbe potuto vederle nei corridoi del servizio. Maria è ancora un po' alticcia per il vino ed è molto divertente. Poi Hannah racconta che anche lei si è divertita molto e sappiamo perché. Il mattino dopo arrivano già voci in cucina. Simona sa che il signorino Manuel ha passato tutta la notte a ballare con una donna bionda.
A quanto pare, durante un momento della festa, il signorino si è tolto la maschera e per questo si è scoperto che era lui e non il medico. Improvvisamente arriva Mauro e le cuoche gli chiedono di tutto questo. Lui risponde che non è andata così, dato che come buon anfitrione, Manuel ha deciso di trattare molto bene quella signorina, come tutti gli altri invitati. Come si dice da quelle parti, che risate Maria Luisa, perché non ci crederebbe neanche se fosse ubriaco come Maria Fernandez. Andandosene, le cuoche si rendono conto che Romulo l'ha ben istruito, dato che è molto discreto. In camera di Manuel, la marchesa va a svegliare suo figlio, che è ancora a letto con i postumi della sbornia. Gli dice che deve trovare una buona scusa per spiegare a sua moglie Ximena, perché ha passato tutta la notte a ballare con una donna. Secondo la marchesa, quella stessa mattina due amiche l'hanno già chiamata per chiedere con chi stesse ballando suo figlio. Prima di andarsene, Donna Cruz dice a Manuel che è meglio che sua moglie non venga a sapere nulla di tutto questo, ma sembra che sia già troppo tardi, perché Margarita sta bevendo qualcosa con Ximena e le sta raccontando tutto con dovizia di particolari. Quando le dice che Manuel ha ballato tutta la notte con una ragazza bionda, inizialmente Ximena non le crede, dicendo che non potrebbe essere suo marito. Ma Margarita, molto astuta, le conferma che c'è stato un momento in cui si è tolto la maschera e lei stessa l'ha visto. A quel punto, Margarita ha già seminato il male, come le piace fare in tutto il palazzo per mettere Donna Cruz sui nervi. Nello stesso momento, Hannah sta rimproverando Maria Fernandez per tutto ciò che ha fatto la notte precedente. Ma Maria le risponde in faccia che lei ha tradito il suo fidanzato. Hannah le risponde che spera che Donna Ximena non venga a sapere di quello che è successo, ma sembra che anche per questo sia già troppo tardi. Nel frattempo, Margarita fa chiamare Lope in serra perché devono affrontare una conversazione rimasta in sospeso. Vedremo quale decisione prenderà Lope alla fine. In un'altra scena, il medico, molto ingenuamente, dice a Anna che non l'ha vista per tutta la notte e che è dispiaciuto che lei si sia persa la festa. Inoltre, è sorpreso che la domestica non gli abbia fatto domande sulla serata. Allora il medico le racconta che ci sono state un paio di sorprese che hanno animato la festa, una delle quali è stata la ballerina saltellante, quindi si riferisce a Maria Fernandez. Poi le dice che chi si è davvero divertito è Don Manuel, che ha ballato tutta la notte con una bionda di bell'aspetto e che sembrava che si conoscessero da prima. Abel chiede a Hannah cosa ne pensa di questa situazione e lei risponde che sono affari suoi. Salvador e Maria parlano della festa e lui le dice che c'era una donna molto chiacchierona e un po' alticcia. Pare che anche Salvador abbia notato Maria Fernandez, ma non l'abbia riconosciuta. In quel momento arriva Lope e l'interrompe, dicendo che vuole chiedere scusa ad entrambi per essersi comportato male con loro da quando lo hanno trasferito dalle cucine. Nel salone, Manuel sta leggendo il giornale insieme a sua madre e ordina il suo terzo caffè nel tentativo di alleviare la sbornia. Improvvisamente arriva Ximena, che gli dice di essere uscita presto dalla camera da letto perché non voleva svegliarlo. La marchesa distoglie lo sguardo dalla nuora, imbarazzata per tutto ciò che è accaduto la notte precedente. Ximena va subito al dunque e chiede direttamente a suo marito della bionda con cui ha passato la serata. Manuel risponde dicendo che se vuole ballare con lui non deve far altro che dirglielo. Per Ximena è una risposta sbagliata e l'ha fatta irritare al punto che minaccia Manuel e sua madre di raccontare a tutti che, mentre lei piangeva la perdita del loro figlio in camera, suo marito si divertiva con un'altra donna. Ximena se ne va molto arrabbiata e la marchesa rimprovera di nuovo suo figlio, poi se ne va lasciando Manuel da solo. In quel momento arriva Margarita, che ascolta i lamenti di suo nipote sulla sua vita infelice, dicendo che si sente in trappola e altre cose del genere. Margarita lo incoraggia a lasciare la promessa, non Ximena, per riflettere e prendere una boccata d'aria. A Margarita piace mettere il dito nella piaga. In un'altra scena, Martina sta suonando il piano per sua cugina Catalina. Poi le chiede com'è andata la festa e Catalina risponde che si è divertita moltissimo con Pelayo.
Le confessa anche che crede di essersi innamorata, che non si è mai sentita così prima d'ora e che è la prima volta che le capita qualcosa del genere. E si sente strana. Per sua cugina non è una novità, dato che lo ha notato fin dall'inizio. Entrambe le cugine sono molto felici, almeno per Catalina, che alla fine le dice che Pelayo le ha regalato un prezioso collier e che lo indosserà tutte le volte che sarà necessario. Nel frattempo, in lavanderia, Feliciano sta lavorando e arriva Teresa che lo aiuta. Quando si toccano, si guardano e Teresa si avvicina per baciarlo, ma lui si ritrae. Feliciano le dice che non è degno di lei, perché la sua vita è legata alla sfortuna. Le dice anche che ci sono cose di lui che lei non conosce e che se le conoscesse non le piacerebbero. Teresa risponde che può raccontargliele. In quel momento arriva Mauro, che li interrompe e Feliciano se ne va. Qui abbiamo un nuovo fronte aperto e vedremo cosa nasconde Feliciano. Mentre prendono il caffè, Cruz inizia a parlare di un'esplosione avvenuta in una fabbrica a Cordoba. Improvvisamente arriva il medico Abel, che comunica che andrà a soccorrere i feriti dell'esplosione. Simona esprime alla sua amica Candela i suoi timori riguardo al rispondere a suo figlio Antonio, perché non sa come dirgli tutto ciò che ha dentro, dato che sono passati molti anni. Al calar della notte, Hana si trova a sistemare alcune cose nell'hangar, quando improvvisamente arriva il signorino Manuel, euforico. Hana gli dice che la notte scorsa è stata come un sogno e gli chiede se Jimena ha saputo qualcosa. Manuel risponde che non vuole parlare di sua moglie, che vuole solo volare e portarla in un posto molto speciale. E così si conclude il capitolo di oggi. Domani ti racconterò quando andranno insieme alla spiaggia. Le anticipazioni terminano qui. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il seguito» nei commenti e se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie.